amici di Battista 70 Phone, oggi vi presento il secondo smartphone della linea Moto G6, parliamo del Play. Smartphone da rapporto qualità-prezzo veramente molto interessante, parliamo di 199 euro. Per uno smartphone dual SIM più espansione di memoria, 32 GB di memoria interna, 3 GB di RAM, Snapdragon 430, insomma, devo dire che non si fa mancare niente. Abbiamo in dotazione anche una cover. Sinceramente, essendo tutto in plastica, non è particolarmente scivoloso, ma la cover ci può tornare utile per evitare di graffiarlo. La cam è da 13 megapixel con focale 2.0. Le foto con condizioni di luce, diciamo, ottimali sono veramente molto buone, leggermente sovraesposte, ma non in maniera esagerata. Al calare della luminosità si avverte qualche tentennamento, ma d'altra parte la fascia di prezzo, diciamo, è anche molto competitiva. Per quanto riguarda la ricezione, devo dire che è un Motorola, prende bene su entrambi le SIM entrambi in 4G, potete scegliere su quale SIM switchare, scusate, mi sono mangiato la lingua. Per quanto riguarda l'autonomia, ottima, abbiamo un bordo, una batteria da 4000 mAh, quindi sinceramente non c'è nessun tipo di problema ad arrivare a sera. Il display ha una discreta luminosità e anche una buona visibilità sotto la luce del sole, insomma sinceramente è un terminale veramente ben riuscito e che secondo me in questa fascia di prezzo, che comincia ad essere anche affollata e ben frequentata, si può ritagliare, diciamo, un suo spazio. Insomma, come avete capito, sono abbastanza soddisfatto, l'ho utilizzato questi giorni, l'ho utilizzato anche a livello multimediale. L'audio ve lo farò sentire poi quando ci sposteremo al banco, ma vi devo dire che comunque è accettabile. È solo mono, non è stereo, però ribadisco, la fascia di prezzo in cui si va a collocare ovviamente non può darci tutte le comodità del caso. Qualche caratteristica veloce: il display è un display da 5 pollici e 7, HD Plus, quindi 720x1440, non è definitissimo, però devo dire che comunque si fa in ogni caso apprezzare. On board abbiamo Android Oreo 8.0, la cam posteriore, come vi dicevo, da 13 megapixel, possibilità di riprendere video in full HD in 30 fps, e devo dire che non si comporta assolutamente male nella ripresa video. La cam anteriore da 8 megapixel, questa un pochettino lascia a desiderare, soprattutto se la luce non è ottimale, insomma fa un pochettino fatica. Però sinceramente devo dire, per quello che costa, va anche bene. Ok, dai, spostiamoci al banco e vediamolo da vicino. Ok, vediamolo da vicino. Come avete notato, c'è presente il display Always On, che è molto comodo. Si illumina quando gli passiamo la mano davanti oppure quando riceviamo delle notifiche. Per cui devo dire che è una buona comodità. Non avendo un LED di stato, devo dire che sopperisce in maniera egregia. Eccolo qua, si è illuminato come avete visto. Ok, vediamolo un pochettino più da vicino. Abbiamo ingresso micro USB, forellino del microfono. Da questo lato l'ingresso per le due nano SIM più espansione in memoria, ricordiamocelo. Jack da 3,5, da questa parte bilanciere del volume, tasto di avvio, spegnimento, standby. Cam da 13 megapixel, come vedete ha questo effetto S, se così vogliamo chiamare, molto, molto carino, a me piace davvero tanto. Bello anche il fatto che il sensore delle impronte sia sotto la M. Ok, andiamo a sbloccarlo, come vedete si sblocca anche abbastanza velocemente. Abbiamo abbassato la luminosità perché comunque la luminosità è piuttosto elevata e potrebbe dare fastidio. Andiamo a fare una telefonata, proviamo a fare 119, chiamiamo. Dovremmo essere già al massimo col volume, se non ricordo male. In capsule è buono. Anche in capsula devo dire che, cioè sia in capsula che in viva voce, devo dire che non è niente male. Sentiamo un brano musicale, sentiamo questo che picchia abbastanza. Esce dalla parte superiore, non è stereo, ma devo dire che ha comunque una buona resa. Queste sono le musichette che sente mio figlio, dubstep, lui ne va matto, vabbè. Allora, la fotocamera, vi faccio vedere velocemente il software. Il software è molto striminzito, però devo dire essenziale. Foto, video, oppure possibilità
fare foto panoramiche oppure modalità video rallentatore. Qui troviamo le varie impostazioni, foto sono 13 megapixel e video al massimo sono in 1080p. Devo dire che comunque le foto non sono niente male, vedete questa bella birrozza che mi sono fatto ieri sera e vedete che ha una buona definizione anche, si vedono bene le bollicine. Quello che vi dicevo, quando cala la luminosità, come vedete, si impasta un pochettino. Questa è venuta abbastanza bene, questa qui, quando la si va a zoomare, soprattutto potete vedere che il tavolo, ad esempio, ha perso un po'. Questa è foto in controluce, devo dire che ha tenuto una buona definizione. Qui, ad esempio, quello che vi dicevo, se vedete, ha un pochettino, diciamo, ha perso in definizione. La foto è un po' offuscata. Qui ci sono, questa ad esempio l'ho fatta con lo zoom e devo dire che non è assolutamente niente male e qui si nota un po' di sovraesposizione. Però nel complesso devo dire che è una fotocamera che a me ha dato comunque delle buone soddisfazioni. Ribadisco, stiamo parlando di 199 euro, quindi non possiamo aspettarci delle prestazioni da top di gamma da terminali che costano 5, 6, 700 euro. Vediamo velocemente qualche video. Scusate la lentezza, ma ho dei problemi con oggi internet sta facendo girare le balle qui in zona, quindi utilizziamo la linea dati. No, comunque in 4G. Prima si era agganciato un attimo da È il un'altra. compleanno di un'amica. Come No, trovare il regalo non perfetto? mi Se regala interessa. app di Amazon e Va sarà lui bene. a trovare te. Hai visto mamma le... Dipende dall'amica. Portiamo schermo intero, come vedete, col pinch to zoom. Ok, questa è una qualità massima 720p, però dai. Devo dire che comunque è veramente un bel display, ha una buona luminosità, se la pianti di girare che mi stai facendo venire il vomito. Che dire? A me non dispiace assolutamente. Poi vi dicevo per quanto riguarda il software, praticamente è un Android puro. Sì, va bene, grazie. Dopo leggeremo anche i commenti. È un Android puro, come vedete, un classico con in più le gesture, quelle Motorola, tipo muovo velocemente, si avvia la fotocamera, faccio lo shake, parte la torcia. Comunque, come potete vedere, Android 8.0.0 praticamente alla penultima versione siamo e devo dire che va via bene, come vedete, anche molto rapido, non ho notato particolari tentennamenti o rallentamenti nel sistema. E ribadisco, ottima, ottima, veramente ottima la batteria. Forse l'ho ricaricato una volta e mezza, non credo più di tanto perché comunque tiene veramente bene. Vediamo un pochettino su un giochino molto semplice. Diamogli il tempo di caricare. Non è lento il terminale, questo gioco qui l'ho provato anche su altri terminali, è un po' lentino di suo nel caricarsi. Maledetti. Scusate i riflessi. Ho messo i faretti anche a casa adesso. Buona manovrabilità. Non ci hai dato nessun'arma a sto giro, che pidocchio, dacci qualcosa. Vediamo. Cosa spariamo? Ah, buttiamo l'olio. Potete vedere che comunque ha una buona reattività, si manovra bene. Testare in strada io vuol dire che adesso qui abbiamo l'invulnerabilità. Ok, dai, basta. Una volta tanto sto andando bene, però direi che è anche il caso di finirla qua. Insomma, come avete capito, un buon terminale. La serie Moto G di Motorola dà delle buone soddisfazioni. Rapporti telefoni veramente buoni, con un rapporto qualità-prezzo alla portata di tutti e prestazioni veramente dignitose. Con questo concluso, saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70, Phone!